Ciao ragazzi, questa breve video recensione è dedicata a questa Ashcam. È praticamente una piccola telecamera di piccole dimensioni che si mette in auto solitamente dietro lo specchietto magari e serve per riprendere quello che avviene all'interno dell'automobile e quello che riprendete mentre guidate. Quindi è molto comodo per vedere in caso ci siano incidenti, eccetera, quello che è successo e di chi è la reale colpa. Non so sinceramente in Italia l'attuale normativa se permette o meno di far valere la prova video come eventuale elemento giuridico. Tuttavia, insomma, a me è sempre piaciuto avere un minimo di ripresa video per poter vedere insomma, di chi è la colpa in caso di problemi e così via. Allora, partiamo subito con il contenuto della confezione. Tutto quello che vedete qui sul tavolo è quello che è contenuto in questa scatolina. Ovvero abbiamo il manuale di istruzioni che in inglese è, discretamente ben fatto, ma ovviamente in lingua inglese, quindi non tutti sono pratici. Tuttavia l'utilizzo è molto semplice. Abbiamo poi questo che è il classico fissaggio a ventosa, quindi da un lato abbiamo la ventosa da andare ad applicare sul vetro e bloccare tramite questa clip. Dall'altro abbiamo una piccola testa a sfera snodata che va a collegarsi qui su questo elemento, su questo svaso che vedete in alto sulla dashcam, quindi basta inserirla per avere la telecamera ancorata e andarla quindi ad applicare sul vetro della vostra automobile. Allora, come potete vedere l'oggettino è abbastanza piccolo. Vi faccio vedere rispetto a un pacco di fazzoletti che stiamo parlando di una telecamera abbastanza piccola e vi posso garantire che è anche piuttosto leggera. È comunque abbastanza sottile. E sul retro ha uno schermo, di dimensioni discrete, all'incirca come una fotocamera compatta, per capirci, che permette di vedere molto bene quello che si sta andando a inquadrare. I comandi ha, quattro tasti frontali più uno centrale e due tasti laterali. E questo al centro è lo spazio per ospitare una micro SD, che non è compresa nel prezzo. Io ne avevo una in casa da 16 giga e l'ho appena installata, per fare questa video recensione. Allora, l'Epicam ha un discreto obiettivo, leggermente grandangolare, quindi leggermente fisheye. Arriva già con le pellicoline e quindi è bel protetto e non ci sono assolutamente né graffi né quant'altro. Qui sul lato destro abbiamo un piccolo LED che è un LED bianco luminoso, una specie tra virgolette di flash, ma non è particolarmente potente. E parto subito con i difetti. Il difetto che il sensore non è particolarmente sensibile di notte, quindi non ha assolutamente un visore infrarossi notturno e questo LED non è infrarossi ma appunto un piccolo LED luminoso. Comunque sia, ha comunque una discreta sensibilità ISO, quindi qualcosa si vede anche di notte, non perfettamente, ma insomma comunque può far comodo. Andiamo ad accendere, si accende da questo tastino. Eccolo qui, e qui in alto abbiamo un LEDino blu di segnalazione. Come potete vedere, l'immagine è molto fluida ed è piuttosto definita. Forse tramite telecamera, insomma, si perde un po' questa definizione perché non riesce a mettere a fuoco, però vi posso garantire che l'immagine è molto nitida e quindi è ottima da questo punto di vista e si riescono a leggere abbastanza bene anche le scritte piuttosto piccole, quindi è ottima ad esempio per riconoscere le targhe dell'auto e così via. Allora, per quanto riguarda la telecamera, allora abbiamo questi tasti di controllo che servono principalmente per muoversi tra i menu. Per il tasto menu basta premere questo tastino laterale e si può andare a sfogliare con le freccette per impostare la risoluzione, che è almeno quella impostata di fabbrica, è Full HD, quindi 1920x1080 ed è un'ottima risoluzione a questo punto di vista. Ha anche delle altre risoluzioni più basse a seconda di quello che più vi piace. Io lascio questa massima risoluzione in quanto preferisco avere video di ottima qualità. Posso scegliere il loop recording, quindi la durata dei piccoli video che va a registrare, da 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti oppure 10. Oppure mettere off e creare un unico video, però sinceramente è una cosa sconsigliabile. Io lascio i 3 minuti in quanto è la misura, che si usa da questo punto di vista. Posso andare a modificare l'esposizione, quindi avere una sovraesposizione nel caso in cui la scena mi sembri troppo scura o troppo chiara. E posso andare ad abilitare il motion detection, stabilendo, ad esempio che nel caso in cui, vada a sentire delle vibrazioni, parte in automatico la registrazione video. È una funzione piuttosto comoda. Posso scegliere inoltre se registrare l'audio e se andare a fare sovrascrivere sulla ripresa video anche la data e l'ora di ripresa, che è una cosa piuttosto utile, per avere un riferimento temporale durante la ripresa video. Quindi quando si vanno a rivedere i video dopo qualche tempo si può andare a vedere quando è stato ripreso quel video. Il G-Sensor è appunto il sensore di movimento e posso andarlo ad impostare a varie accelerazioni, 2G, quindi due volte la gravità, 4G, 8G, oppure spegnerlo.
diciamo a 2G è meno, è la soluzione più sensibile. E vado mano a mano a scegliere il livello che mi interessa. Ad esempio, mo lo lascio su 2G in quanto è la risoluzione forse più comoda da questo punto di vista. Se vedete che la ripresa video parte anche magari quando passa un camion di grosso volume vicino alla vostra auto, potete andarlo ad abbassare. Premendo nuovamente il sensore e il tasto menu, posso andare ad impostare varie modalità, quindi posso andare a vedere in park mode se attivarla o meno e a regolare la varia sensibilità. Ad esempio la metto su 2G. Questo nel caso in cui abilito la modalità parking, il video partirà nel caso in cui mi vanno ad urtare l'automobile. Posso andare ad impostare la data e l'ora, posso impostare lo spegnimento automatico e impostare lo spegnimento automatico dello schermo dopo tot minuti, ad esempio imposto 3 minuti. Posso andare ad abilitare o disabilitare il suono, lo metto su off visto che è piuttosto fastidioso, e cambiare la lingua. C'è anche l'italiano, ma non è tradotto particolarmente bene. Io l'ho lasciato in inglese visto che sono abbastanza pratico, però insomma potete impostarlo come volete. Sotto modalità TV posso andare a scegliere l'uscita video come PAL o NTSC. Diciamo questa è una scelta relativa in quanto serve solamente per questa porta AV che però probabilmente nessuno andrà mai a utilizzare. Posso anche impostare la frequenza in Hz della luce a 50-60 Hz nel caso in cui avessi, diciamo, delle luci neon che creano dei fastidiosi lampeggi, e cambiando questa risoluzione solitamente si fa risolvere questa situazione. Sotto flash posso andarlo ad abilitare o a disabilitare. Vedete il flash e questa lucina che vi dicevo, questo LED frontale che adesso è abilitato. Adesso lo vado a spegnere in quanto non serve. Posso quindi formattare la card, diciamo rimettere i settaggi di fabbrica e vedere l'attuale versione del software. Questo è quello con cui mi è arrivata. È la versione 1.6, non l'ho ancora cambiata e non so neanche se sinceramente devo andarla a cercare. Per adesso lascio questa in quanto sembra piuttosto funzionale. Bene, fatto questo, praticamente basta andare a mettere la telecamerina sulla vostra auto. In questa schermata ho tutte le informazioni, diciamo, di resoconto. E in questa modalità, ops, ho la batteria scarica. Vado un attimo a collegarla tramite la porta USB. La batteria purtroppo ha una davvero breve autonomia, però in realtà la cosa comoda è che collegandola alla porta accendisigari della vostra auto tramite questo adattatore oppure tramite la porta USB, anche se questo cavo è piuttosto corto, praticamente quando accendete il quadro si va ad alimentare l'accendisigari e si va ad alimentare la telecamerina. A questo punto partirà in automatico la registrazione. Vedete, adesso io inserendolo è come se avessi collegato la macchina. In automatico vedete è partita da sola la registrazione. Questa modalità è molto comoda in quanto praticamente è così: in automatico, ogni volta che voi accendete la macchina, parte la registrazione e registra il video. Così, in caso di problemi, praticamente la ripresa è già avviata in automatico, non dovete voi ricordare di volta in volta di abilitare o meno la registrazione. A questo proposito, quando la memoria è piena, basterà, cioè la telecamera in automatico andrà a sovrascrivere il vecchio file con i file più recenti. Quindi non servirà assolutamente ricordarsi di svuotare la scheda e così via, ma poi a voi decidere la risoluzione e che tipo di memoria andare a mettere. Ripeto, la memoria va acquistata a parte. Bene, penso di avervi detto più o meno tutto. A questo breve video farò seguire un breve video registrato con la telecamera una volta che l'ho montata sull'auto, così da regolarvi sulla ripresa reale fatta con l'automobile. Come al solito, nel caso in cui abbiate dubbi o curiosità, basta che mi scriviate sotto la video recensione. Grazie, alla prossima, un saluto da Mariano e vi lascio al video. Ciao ragazzi, sto registrando direttamente dalla dashcam. Come vi dicevo, avviando l'automobile, la dashcam ha cominciato a registrare in automatico. Questo grazie al fatto che viene alimentata tramite la presa accendisigari, che viene alimentata solamente nel momento in cui vado ad accendere il quadro. È molto comodo così da avere la registrazione solamente quando l'automobile è stata avviata ed è tutta automatizzata, quindi non devo ricordarmi ogni volta di accendere la registrazione. Come potete vedere, nonostante siano quasi le 7 di sera ed essendo ottobre è abbastanza scuro, comunque la qualità video è abbastanza buona, quindi si riesce comunque a fare una buona ripresa nonostante il sensore non sia ad infrarossi. Bene. Penso di avervi illustrato bene come funziona questa dashcam e spero che vi sia stato utile questo video. Grazie, alla prossima, un saluto da Mariano.